God Save the Wine, siamo al mare, finalmente abbiamo portato anche Angela al mare, lei che magari la troviamo più spesso sull'altro mare, ma in Versilia una capatina si fa sempre volentieri. E Cantina alla Volta non ha finito di stupirci, già a Firenze al Baglioni ci aveva presentato delle interpretazioni bellissime di Sorbara e non solo, e invece questa è la prima volta anche per me che assaggio la prima volta. Certo, abbiamo qua un lambrusco di Sorbara non dosato, di un colore rosa cipria appena appena accennato, estremamente elegante comunque. Adesso magari con questo tramonto bellissimo non si vede nella sua... esatto, però devo dire che la caratteristica di questo prodotto è questa bollicina estremamente fina, estremamente elegante. E poi, vabbè, un po' questo lambrusco etereo un po'. Sì, queste note di cipria, queste note soffice, questa essenza di Sorbara senza il lato più acceso, più incalzante, è particolare infatti, ha un'atmosfera proprio da questa sera. Esattamente. Elegante e discreta. È stato apposta perché... Da Forte dei Marmi proprio. Barca da fiume disegnata da Giuliano Della Casa. Ci stava senz'altro e quindi ci faceva piacere portare qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo bevuto a Firenze. Esatto. E poi stasera hai anche il prodotto che viene sempre dalla nostra collina. E in questo caso ho un lambrusco di Pinot Nero e Chardonnay non dosato anche questa volta. Ok, quindi dosaggio zero, comunque metodo classico, nessun zucchero aggiunto, però qui si va a scalzare i francesi sul loro territorio. Non esageriamo, le uve sono le stesse, noi abbiamo una collina a 650 metri d'altitudine, il terreno è un terreno calcareo argilloso con gesso superficiale e abbiamo un bosco bellissimo che protegge la vigna e ci permette di avere questa bella escursione termica. Escursione termica è fondamentale per non avere eccesso anche di maturità delle uve, per avere il livello di profumo e più che altro per mantenere l'acidità a lungo senza perdere la maturità. Questa è una vendemmia 2015, ha fatto più o meno 30 mesi sui lieviti per la presa di spuma, sboccato a dicembre 2018. Ecco, anche qui si gioca sull'eleganza, sulla finezza, le note sono più citrine, più salmastre, viene fuori una nota gessosa molto particolare e queste note biscottate appena accettate. Direi che si muovono sullo stesso campo di gioco e a seconda che vi piaccia più note, la pena più dolce del Sorbara o un pochino più decise del Pinot Nero e Chardonnay, avete di che divertirvi anche quest'estate da Cantina alla Volta. Molto bene, grazie Andrea, è sempre bello venire nei tuoi eventi perché scegli delle location veramente. Il segreto atmosfera. È dove voglio star bene io, voglio stare bene voi. Allora certo, viene fuori qualcosa di magico. Grazie.